Pija l'oreja al patrón. ¡Cantaré! Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, ma come fate senza di me? Senza te non ci sto più, vedo le nuvole lassù, pensando a te. Come sono stonato. Allora ragazzuoli, lo so che siete in lutto perché ieri non vi ho fatto il video, però ho fatto il video con Vito, ve l'ho messo, anche ve l'ho pubblicato nella community. Chi non l'ha visto, andate sul canale Vito Guercia, iscrivetevi, dato che ogni tanto faccio i video anche di là insieme a Vito per far due risate, e vedete il video di ieri che ho fatto con Vito. Perché non ho fatto il video qui? Ragazzi, non c'è molto da dire, voglio essere sincero con voi. Sapete che non mi piace fare i video così tanto per... Qua continuano a sparare nomi a caso. Allora, lasciamo stare la carta stampata, che è diventata una roba. Allora, lascia perdere il fatto che siano di parte, no? Cioè, il Milan non fa mercato, è Milan senza soldi, Milan nei guai, Milan di qua, Milan di là. L'Inter non fa mercato, vai a vedere oggi il titolo della Gazzetta, l'Inter è perfetta. Cioè, l'Inter non fa mercato perché è perfetta, il Milan non fa mercato perché è nei guai. Cioè, va che veramente sono una roba incredibile. Però, lasciando perdere ste robe, che vabbè, lo sappiamo che sono di parte, no? Ma lasciando stare ste cose qua, ma tu puoi ancora scrivere oggi, cioè, sulla Gazzetta, ragazzi? Cioè, io non è che lo dico per scherzare, c'è scritto veramente, c'è scritto il Milan prova a anticipare per Adli. Cioè, ma allora siete proprio dei coccio. Ma se l'hanno dichiarato sia il Milan sia Adli, sia che fino a giugno non arriva in nessun caso, cosa scrivi il Milan? Cioè, ma se l'hanno detto che non lo prenderanno mai a gennaio, mai, nessuna possibilità di prendere a gennaio, nessuna. E questi ancora mi scrivono Milan su Adli. È normale che poi, cioè, la credibilità non è più neanche a zero, è arrivata sotto lo zero, sotto dello zero. Cioè, gli youtuber che perlomeno sparano un nome al giorno a caso, perlomeno si rinnovano, e le notizie che danno per certe che non è che insistono. Cioè, questi piuttosto inventati un nome a caso, come già fai. Ma non puoi continuare con una cosa che è sicura che non succederà. Io veramente no, rimango allibito da veramente da tanta pochezza. Cioè, perché poi lo fanno di lavoro, non è che dici è un hobby come per me, no? Sto lavorando, nel frattempo metto lì il telefono, facciamo due chiacchiere e ci divertiamo insieme. Cioè, quelli lo fanno di lavoro. Io sono scandalizzato, però così è, chi ste, come dice Patrizia a gennaio, tempo prima di morire. Stato bruttissimo al finale di Gomorra, vabbè, altro discorso. Comunque, per quanto riguarda il Milan, mi ero lasciato un po' di robe. Allora, io insisto su sta cosa dei positivi. Il Milan sta facendo un tampone al giorno a quelli che sono in vacanza, a quelli che sono con gli amici, perché qua stanno salendo i positivi. I calciatori sono super controllati, li state tenendo d'occhio? Che poi quando tornano il 6 sono tutti positivi? E io lo continuo a dire. Poi quando arriviamo al 6 e abbiamo 3-4 positivi, poi non diciamo che è sfortuna, perché vi prendo a testate. Gli state facendo fare un tampone al giorno, che perlomeno se è positivo oggi o ieri, come Fabian Ruiz, il 6 è disponibile. Quindi gli state facendo fare un tampone al giorno di controllo? State controllando che non vanno chissà dove? Conte li chiama a casa, eh? Conte li chiama uno per uno. Oh, come hai trovato oggi? A destra o a sinistra? Ti sei messo di lato? Stai attento, eh? Che se ti metti due volte sul lato destro, poi ti rischi. Fallo sul lato sinistro. Cioè, Conte così, eh? Perché è così che si vince. E io voglio e pretendo che Pioli e il Milan sia così, perché noi dobbiamo vincere. Quindi spero che stiano facendo, non lo so se stanno facendo attenzione, spero che stiano facendo attenzione, perché se arriviamo il 6 gennaio e abbiamo 2-3 positivi, mi arrabbio tanto, perché ve lo sto dicendo con largo anticipo. Io che sono un tassista e non so niente di calcio, sono un tassista, voi fate quello di lavoro. Se arrivate il 2-3 che avete i positivi,
Madonna le testate che partono. Da qua parto con la testata, arrivo fino a Milanello, arrivo. Porca miseria. Tra l'altro oggi ho sentito che è cominciato il telelavoro. E noi siamo in telelavoro. Cioè il Milan fa smart working anche per gli allenamenti. Perlomeno facendo smart working non dovrebbero infortunarsi. Cioè schiacciando l'L1 o l'L2, adesso sai che è cambiato, cambiato i tasti, non dovrebbero infortunarsi per correre, no? Ma se si fanno male al dito per tirare usano il pollice, cioè non dovrebbero infortunarsi col telelavoro, quindi abbastanza bene. Ma cos'è sto telelavoro? Ma cos'è? Si allenano a casa su tapis roulant. Boh. Vabbè, comunque perlomeno questa cosa tra virgolette del telelavoro io la vedo, adesso tolte le battute, come un qualcosa di controllo, no? Che tu controlli, vedi dov'è il calciatore, vedi che comunque sta passando una, due, tre ore, non lo so quanto fanno il telelavoro, ad allenarsi e non a cazzeggiare. È più una questione di controllo, no? Quindi va bene. Va bene, va bene, va bene così. Non vi spalerò nomi di mercato a caso, come vi ho detto, però due cose le voglio dire. Prima cosa, Dio santo, che poi anche sta roba mi fa impazzire. I rinnovi! Oh! Impazzisco. I rinnovi. Teo Hernandez. Non ti dico quelli che sono in scadenza, che non li farai mai, come che sì, come Romagnoli, eccetera. Ma quelli che... Teo Hernandez, Benasser, Leao, e siamo vicini e ci sono buone prospettive e il procuratore spinge e quello invece... Oh, ma li facciamolo? Com'è che l'Inter fa i rinnovi e noi no? Cioè io vado fuori di testa. Ma perché? Poi lasciamo stare gli altri. Ma perché noi non facciamo i rinnovi? Almeno quelli che scadono nel 2024. Ma è possibile che non riusciamo a chiudere una trattativa di rinnovo? Che poi ci ritroviamo l'anno prossimo che è in scadenza e quindi poi ricomincia la tarantella, riandiamo verso la scadenza? Cioè, è possibile? Possibile che riusciamo a fare solo i Selemaker e i Calabria? Possibile che i campioni che abbiamo non riusciamo a rinnovarli? Perché poi dove vuoi andare? Perché poi perdi Donnarumma, per fortuna è arrivato Maignan. Perdi Çalhanoğlu e non hai preso niente. Cos'hai preso? Messias, che non è neanche il suo ruolo, quindi neanche l'hai sostituito. Perdi che sì, per tutti quei babbi all'occhio che pensavano che prenderemo Renato Sanchez. Non lo prendiamo Renato Sanchez, prenderemo uno sconosciuto, forse Adli addirittura. E quindi non lo sostituisci neanche lui. Cosa facciamo? Perdiamo Teo? Prendiamo? E poi mi dicono, ma sei diventato più forte? No, non sono diventato più forte, mi sto indebolendo io. Quindi i vari step, che loro dicono, ma ci sono gli step. Nei vari step io non vedo sta crescita. Non la vedo sta crescita, anzi, forse siamo rimasti a pari. Quindi vediamo di darci una svegliata, Vediamo di darci una svegliata con i rinnovi. Chiudo dicendo che io sto con Commisso. Sempre e comunque, grande Commisso. L'avrei voluto mio presidente, altro che Elliot. Avrei voluto Commisso. Grande Commisso, che sta facendo da solo sta facendo grande da solo la battaglia contro i procuratori, contro la Lega, contro le regole che non sono chiare. Bravo Commisso, bravo. 100 Commisso voglio, 100 Commisso, tutti come Commisso li voglio, che fanno le guerre perché le regole devono essere chiare per tutti. No, che qua ognuno fa quello che vuole e poi ci sono sempre i soliti magheggi. Le regole devono essere chiare per tutti. C'ha ragione Commisso. C'ha ragione Commisso. Iscrivetevi al canale, mettete un like. Ci vediamo alla prossima. Ciao belli. Ricordatevi che il 3 gennaio sono a Roma, Per chi mi vuole incontrare, 3 gennaio, Roma, campo Ciriaci. Ciao belli. Ciao.